6 anni e 3 mesi di carcere, questa la pena che il 17 febbraio 2017 la giustizia spagnola aveva inferto a Iñaki Urdangarín, marito dell'infanta Cristina di Spagna per via del suo ruolo nell'intricato affare NOS, nome di una fondazione che l'ex campione di pallamano aveva presieduto dal 2004 al 2006 e con la quale aveva organizzato numerosi eventi sportivi, falsificando però ricevute di fondi pubblici ricevuti all'epoca sia dall'amministrazione di Valencia che da quella delle Isole Baleari. Coinvolta anche la moglie, che all'interno dell'organizzazione aveva ruoli di rappresentanza, ma l'infanta alla fine venne assolta con buona pace di tutti, anche se il fratello Felipe con lei è stato inamovibile, tagliandola fuori da ogni impegno pubblico e ruolo di rappresentanza. Urdangarín si è sempre detto innocente, ma i giudici del Tribunale Supremo non hanno accolto il suo ricorso. La condanna definitiva è arrivata oggi, 5 anni e 10 mesi. Meno pesante della precedente ma senza dubbio importante, a testimonianza, anche, di una giustizia che a Madrid non guarda in faccia a nessuno. La diminuzione della pena si appella al dubbio ancora esistente sull'accusa di falso in atto pubblico, che gli inquirenti non sono stati in grado di dimostrare. Questa volta, però, per Iñaki potrebbero però aprirsi anche le porte del carcere, finora evitate in attesa della sentenza definitiva. Spetta al Tribunale di Giustizia Provinciale di Palma di Mallorca convocare l'ex olimpionico per il suo ingresso in carcere. Preso atto della sentenza, ci sarà un'ulteriore udienza per decidere l'adozione o meno di misure precauzionali. Stando a quanto riportato dall'agenzia spagnola EFE, ci sarebbero pochi dubbi, considerando la gravità della sentenza. Rispetto assoluto per l'indipendenza del potere giudiziario, il commento della Zarzuela. L'unico. Leggi anche Pedro il Guapo, il nuovo premier spagnolo che piace a tutti. Leggi anche Letizia di Spagna e Sofia, se la pace passa per una tiara.